Pensate a casa vostra, al quartiere vostro, proprio quello dove siete nati e cresciuti. Pensate adesso alla vostra città. Provate a vederne le strade, i negozi, le piazze, le chiese, i vostri vicini di casa. In ogni angolo risuonano voci e rumori. Quella semplicemente è la vostra terra. La riconoscete oramai quasi per istinto. Ne avete imparato il dialetto, i modi di dire, e poi i canti popolari, i luoghi di ritrovo, gli amori, tutte immagini e luoghi ben precisi come stampati nel vostro DNA, posti che come una carta di identità geografica vi dicono chi siete e da dove venite. La vostra terra. Provate adesso a immaginare il silenzio. Il vostro quartiere, la vostra città, le sue strade, le sue piazze, senza più rumori, senza più profumi, senza più la sua gente. Vuoto, deserto, silenzio. Un silenzio irreale che avvolge e ovatta tutto. Il vostro mondo che stranamente diventa altro, lentamente si spoglia di voi e voi di lui. Improvvisamente vi sentite come estranei, come alieni in quella che pensavate fosse la vostra terra, perché nel frattempo altri se ne stanno appropriando, altri sono arrivati e si prendono il vostro posto. Sembra oggi impossibile soltanto pensare a una Napoli vuota, senza napoletani, a una Firenze deserta, senza fiorentini, a una Roma silenziosa, senza più romani. Beh, 60 anni fa, 60 anni fa, questo è accaduto. È accaduto a Capodistria, a Rovigno, a Buie, a Dignano, a Parenzo, a Fiume, a Pola, a Zara. Interi quartieri, intere città, un'intera regione svuotata della propria essenza. Gente costretta a partire non per la fame o per la voglia di migliorare le proprie condizioni, ma perché non si può vivere senza essere italiani. Era la primavera del 1945, dopo la ritirata dei tedeschi, quando il Comitato Popolare di Liberazione annunciò l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia, annessione che poi si rivelò definitiva con il Trattato di Pace del 1947, un'intera regione. Era quello il prezzo che l'Italia dovette pagare per essere uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Gli italiani che vivevano in quelle zone cominciarono a essere perseguitati, e non solo chi sembrava avverso alla politica del maresciallo Tito. Certo, all'inizio rappresentanti del partito fascista, carabinieri, podestà, gerarchi, ma poi anche postini, farmacisti, maestri, preti, impiegati statali, contadini, artigiani, povera gente. Processi sommari ed esecuzioni di massa non risparmiarono nemmeno gli antifascisti e i comunisti, perché in realtà nella Jugoslavia del maresciallo Tito tutto quello che era italiano era automaticamente considerato fascista. Parenti e amici sparivano dal giorno alla notte, all'improvviso, portati via con la violenza dalle milizie titino e spesso gettati dentro alle foibe a due a due. Il più fortunato dei due si prendeva una pallottola in testa, l'altro veniva trascinato giù nella fossa ancora vivo. Ricordo che anni dopo vedere Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani, baciare il feretro di Tito e la bandiera jugoslava nella quale era stato avvolto destò una forte indignazione in chi come noi subì quelle violenze. Fu questa pulizia etnica degli italiani in Istria, Fiume e Dalmazia che spinse all'esodo un'intera popolazione. Si trattava di scegliere se diventare jugoslavi o restare italiani. Voi cosa avreste fatto? Beh, la quasi totalità degli abitanti di Pola, per esempio, imballarono beni e proprietà e come in un suicidio di massa fuggirono verso l'Italia.
Già alle prime luci dell'alba, nella Pola del 1947, il battere incessante dei martelli faceva da sottofondo al dramma di un esodo biblico. Erano gli italiani che imballavano e stoccavano i loro pochi beni. Servono chiodi! Mandateci più chiodi! I chiodi. Chiedevamo alla madre patria, insieme ad altre migliaia e migliaia di istriani, fiumani e dalmati che nell'esilio forzato si portavano appresso tonnellate di mobilio. La cosa che mi ricordo meglio di quel periodo è la rabbia di dover abbandonare la nostra terra. Ma le nostre cose no. Le nostre cose raccontavano di noi e ce le caricammo sulle spalle. Letti, armadi, specchiere, cassapanche, libri, ritratti, attrezzi da lavoro, piatti, posate, stufe, bilance, macchine per cucire, pianoforti, biciclette, pure i nostri morti dentro alle bare ci siamo portati via. Pure i nostri morti ci siamo portati via. Il 20 marzo, quando il piroscafo Toscana compì il suo ennesimo viaggio accompagnando gli ultimi esuli di Pola in Italia, finimmo nei campi profughi. Ad attenderci però trovammo un'Italia disastrata, diffidente, affamata, che in molti casi puntava il dito contro di noi, perché chi fuggiva dall'Istria rossa, dal paradiso del comunismo, beh, non poteva essere che un criminale fascista. E giù sputi, offese verso la nostra povera gente che aveva perso tutto. In Italia non c'era posto per noi. Figuriamoci per la nostra roba, che in larga parte finì nel magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste, magazzino numero 18, da 60 anni. Sono ammassate lì dentro le masserizie, gli oggetti di vita quotidiana di chi andò via, degli esuli. Ed entrandoci dentro in questo magazzino, con un po' di immaginazione puoi riassemblare stanze da letto, cucine, negozi con tanto di insegna, laboratori di artigiani. C'è tutto. Ma le cose che più toccano il cuore sono le ciabattine, i giocattoli, le bambole. C'è tutto il contenuto di un'intera città. C'è tutto tranne le persone a cui quelle cose appartenevano e dove sono andati a finire. Tanti sono morti in attesa di poter avere nella loro patria una casa che potesse contenerli, quegli oggetti. Tanti altri invece preferirono prolungare l'esodo e andarono a finire sparsi in tutto il mondo. In Argentina, in Canada, in Australia, in America, partiti soltanto con una valigia nella mano e i figli in quell'altra. Nel magazzino 18, tra i corridoi formati da mobili che accatastati l'uno sull'altro arrivano a toccare fino al soffitto, tra quelle montagne di sedie che aggrovigliate tra loro somigliano come a tanti ragni di legno, beh, lì in mezzo c'è rimasta la nostra storia. Fatta di piccole cose, coi nomi scritti a mano su ogni singolo oggetto. Nomi e numeri, numeri e nomi dimenticati, come la nostra tragedia. È come il cimitero degli oggetti, dove riposa, non in pace, la nostra vita quotidiana.